Frodo e Sam lasciano la porta nera che hanno trovato chiusa nel capitolo precedente e quindi seguono Gollum per una via alternativa. Gollum ha promesso loro di condurli attraverso un'altra strada a Mordor e per questo arrivano nel territorio dell'Itilie, una terra dalla lussureggiante vegetazione piena di alberi che solo di recente è stata occupata dai servi dell'Oscuro Signore. E per questa ragione non è stata ancora contaminata e resa desolata. Sam sta cominciando a preoccuparsi sempre di più del cibo e delle scorte alimentari, perché l'embas che hanno, il pan di via elfico, non basterà per arrivare al termine della loro missione. Gollum, quindi, da bravo cacciatore, procura a Sam una coppia di conigli da cucinare e Sam, che oltre ad essere un giardiniere è anche un ottimo cuoco, va in giro con le padelle, cucina facendo uno stufato. Da qui deriva il titolo del capitolo, Coniglio stufato e erbe aromatiche, che nella vecchia traduzione del Signore degli Anelli era stato reso con erbe aromatiche e coniglio al ragù. Questo particolare riferimento al ragù era forse un tentativo di rendere maggiormente simile a noi la proposta alimentare del romanzo di Tolkien. Ecco, se c'è una cosa che dovremmo sottolineare, che non è mai stata considerata abbastanza, è il cibo nella Terra di Mezzo, come questo è stato presentato nelle varie traduzioni italiane. Per esempio, io ricordo che nella prima edizione dell'Hobbit italiana, quella della Adelphi degli anni 70, erano presenti cibi come l'abbacchio, la pizza e il mascarpone. Oltretutto, nel testo originale, Sam parla proprio di pesce fritto e patatine, un riferimento lampante al cibo inglese per antonomasia, il fish and chips, che è perfetto per esprimere il contesto domestico e familiare che è proprio degli Hobbit, che fa da contrappunto invece a quello che gli Hobbit si troveranno a vivere di qui a pochissimo, dal momento che Frodo e Sam si ritrovano involontari testimoni di una scena di guerra. È la prima volta che i due Hobbit hanno a che fare con l'esperienza viva della guerra, di due eserciti che si contrappongono. È un riflesso di quella drammatizzazione delle differenze che è tipica della memorialistica di guerra e che risente del bisogno di chi scrive queste memorie di raccontare quello che ha vissuto in guerra a chi non l'ha vissuta, quasi a suggerire l'idea che si possa esprimere l'orrore della guerra solo se paragonata a uno scenario familiare quotidiano a cui tutti noi siamo abituati, perché effettivamente la guerra così irrompe e distrugge tutte le nostre certezze, rendendo tutto diverso da prima. E quindi, dopo aver assistito a un simpatico screzio tra Sam e Gollum sul modo di cucinare la coppia di conigli, i due Hobbit fanno la conoscenza di uno dei personaggi fondamentali all'interno del romanzo e attraverso cui è veicolata una vera e propria critica alla guerra fatta da Tolkien. È un personaggio con il quale Tolkien si identificava molto. Lui stesso lo dice nelle sue lettere. E questo personaggio è Faramir, il fratello di Boromir, l'altro figlio di Denethor, il castaldo di Gondor. Lo incontriamo proprio nel bel mezzo di un'azione di guerra, e per la precisione un'azione di guerriglia, perché Faramir conduce un gruppo di uomini mascherati con degli archi, delle frecce, delle tenute quasi mimetiche, che si oppongono a un gigantesco Mumak, un olifante, una gigantesca creatura corazzata che è portata dai Sudroni, gli Haradrim, che stanno andando a dare una mano a Sauron e alle sue legioni nella guerra che si sta preparando. Da un lato Sam è felice perché per la prima volta può vedere un olifante, lui che si è sempre domandato se queste creature mitiche esistono davvero e come possono essere fatte? Ha addirittura chiesto a Gollum se ne aveva mai visto uno, perché nella contea si è sempre favoleggiato di queste creature. E per la prima volta, dunque, Sam vede un olifante
e certifica che le leggende sono vere. È un altro di quei particolari che ci fa riflettere sul legame che esiste tra il mondo della realtà e il mondo della fantasia, il mondo delle leggende, il mondo delle storie, delle favole che si raccontano, e ancora una volta la realtà certifica che il mito è vero. Però dall'altro lato, accanto a questa felicità per aver visto l'olifante, Sam fa anche la prima esperienza della morte in battaglia. Vede il sudrone che è sull'olifante che cade morto dopo lo scontro con gli uomini guidati da Faramir. E dunque, vicino a questo cadavere, a questo corpo dell'uomo morto in guerra, si fa delle domande sulla natura della guerra e sulla natura dell'esistenza umana. Si può vedere chiaramente un influsso diretto dell'esperienza di Tolkien all'interno della narrazione. Tolkien, che la morte in guerra l'aveva vista da vicino, l'aveva vista sul fronte della Somme durante la Grande Guerra, quando anche lui aveva visto le persone morirgli vicino e aveva fatto esperienza della morte dei suoi commilitoni e anche dei suoi amici. Il testo dice che per Sam era la prima scena di battaglia di uomini contro uomini e non gli piacque molto. Era contento di non poter vedere la faccia del morto. Si domandò come si chiamasse e da dove venisse, e se era davvero d'animo malvagio, o quali menzogne o minacce lo avessero indotto a compiere la lunga marcia lontano da casa, e se invece non avrebbe in realtà preferito restarsene lì in pace. Sam si fa delle domande sulla guerra, sull'animo umano. Si domanda se quest'uomo era cattivo oppure buono, che è una domanda niente affatto banale per quanto riguarda un hobbit. Noi abbiamo visto che gli hobbit, in realtà, all'inizio del romanzo, sono dei personaggi che hanno molte diffidenze nei confronti di chi non è come loro, del mondo esterno. E già porsi determinati problemi è un buon punto di partenza. Ma queste riflessioni di Sam sono dettate anche dal tema della propaganda e delle menzogne che vengono riversate sugli uomini in tempo di guerra. È un collegamento con quello che si è già detto nel testo, nel capitolo La strada per Isengard, quando Re Theoden si trova davanti agli uomini di Landumbria, che sono stati ingannati da Saruman, che gli ha fatto credere tutta una serie di menzogne riguardo agli uomini di Rohan. Secondo lo stregone, i Rohirrim non facevano prigionieri e ammazzavano tutti i loro prigionieri. Quando invece Theoden li libera, gli uomini di Landumbria rimangono stupefatti perché si accorgono che la realtà non era quella che aveva raccontato loro Saruman. Gli uomini dei cavalli vi hanno preso le terre, hanno spinto il vostro popolo sulle colline a rimediare da vivere sui sassi. E dunque in questo si vede un effetto di quella propaganda che aveva trovato terreno fertile nella Prima Guerra Mondiale, anzi una propaganda che aveva portato allo scoppio del conflitto e che poi aveva continuato a alimentare la guerra nel corso di tutto il Primo Conflitto Mondiale e che ha portato molto concretamente alla demonizzazione del nemico, alla sua disumanizzazione, con tutta una serie di menzogne cucite ad arte sulle spalle dei nemici per far pensare che loro erano qualcosa di diverso rispetto a noi. E questa è una riflessione che dovremmo recuperare anche oggi, in questi tempi difficili di guerra in cui i mass media vogliono propinarci una verità a senso unico. E questo lo dico senza voler prendere le parti di nessuno, è una cosa che riguarda entrambe le forze in campo. Faramir dunque guida un contingente armato di uomini in uno scontro contro questi sudroni che stanno venendo a Mordor per dare il loro contributo alla guerra di Sauron, la guerra dell'anello. E Faramir ci viene presentato in maniera molto diversa da quella del guerriero tradizionale, dal guerriero old style, come potrebbero esserlo altri personaggi. Aragorn è molto più old style, anche se è un personaggio molto moderno e sfaccettato. Pensiamo per esempio a Theoden. Ecco, Theoden è il tipico esempio del guerriero anglosassone che combatte in battaglia, a cavallo, con la spada, la lancia, lo scudo. Faramir è un personaggio diverso, lui non combatte così. Non è il prototipo del sovrano sassone o vichingo che combatte in guerra in modo molto tradizionale. Infatti Faramir è la guida di un manipolo di uomini che hanno cappucci, archi, frecce, guanti e mantelli.
Un vestiario che potrebbe ricordare le uniformi mimetiche della Prima Guerra Mondiale, dal momento che la Grande Guerra è proprio la prima occasione storica in cui si sono abbandonate le divise sgargianti della guerra di una volta per passare invece a delle divise mimetiche che potessero non far riconoscere gli uomini sul campo di battaglia. E lo troviamo impegnato in un'azione niente meno che con un olifante che a tutti gli effetti, in quanto bestione corazzato, potrebbe ricordarci un carro armato. Insomma, è un'azione di sabotaggio a una colonna di nemici che vanno a ingrossare le fila del nemico e lui, insieme a pochi altri uomini, riescono ad avere la meglio di questo bestione corazzato. Questo manipolo di uomini riesce ad avere la meglio di un nemico di forza enormemente superiore. E noi vedremo che all'interno della narrazione Faramir sarà un personaggio che avrà successo proprio quando metterà in atto questo tipo di guerra, questo tipo di guerriglia, un'azione di sabotaggio nei confronti di una forza di gran lunga superiore. Quando invece cercherà di fare il soldato, il guerriero old style, quello alla Theoden, quello alla sovrano sassone o vichingo, con la spada, lo scudo, il cavallo, allora non avrà successo, anzi avrà la peggio. Quando affronterà il nemico in campo aperto, come un guerriero tradizionale, verrà ferito, verrà sconfitto. Nella lettera 60 indirizzata al figlio Christopher, Tolkien ha scritto che il personaggio di Faramir gli è servito per fare una distinzione tra la vera gloria e la gloria militare, anche se non ha spiegato che cosa sia questa vera gloria. Il capitolo successivo servirà per capire meglio questo concetto, che cosa davvero intendesse Tolkien.